Gli alunni delle classi quarte del circolo didattico Leonardo Sciascia di Caltanissetta hanno riflettuto sui temi dell'amicizia, della speranza, ma anche della non violenza nel corso dell'incontro organizzato nella scuola questa mattina in memoria di Aldonaro. Abbiamo invitato il colonnello dell'Arma dei Carabinieri, il colonnello Pascale, che è stato qui con noi insieme ai genitori di Aldonaro e a padre Alessandro Giambra, proprio a conclusione di una rete che vede coinvolti il territorio a 360 gradi. La scuola del primo ciclo investe sul valore dell'amicizia come antidoto per tanti mali che possono affliggere la nostra società. I bambini hanno cantato brani sull'amicizia, presentato un dialogo e recitato una poesia dedicata al giovane Aldo, scritta dalla docente Angela Matraxia. Oggi abbiamo dedicato questa giornata ad Aldo parlando di amicizia e riflettendo su tre valori: l'amicizia, la non violenza, la speranza. E quindi speriamo di aver seminato nei bambini questi aspetti, questi valori, e loro rappresentano il futuro della nostra società. Momenti di grande commozione, soprattutto per i genitori che hanno ricevuto anche un'opera realizzata da un alunno della scuola, un ritratto del figlio scomparso. La giornata di oggi è stata veramente una giornata commovente, una giornata importante, una giornata molto utile per questi giovani virgulti della nostra società, che hanno potuto, diciamo, sperimentare attraverso il ricordo della vicenda, della tristissima vicenda di Aldo, della tragedia che purtroppo l'ha colpito, hanno potuto sperimentare direttamente l'importanza della salvaguardia della vita umana e soprattutto capire quanto l'amicizia sia un momento fondamentale della loro vita come della vita di chiunque. E imparare queste cose a quell'età è senz'altro importante, è fondamentale perché consente loro magari di cominciare ad acquisire quel viatico che getterà le basi per una, che potrà, che dovrà gettare le basi per una società finalmente meno violenta e più solidale e più basata sull'amore e sull'incontro tra le persone. L'amicizia penso che è appunto la cosa più bella che forse ci possa essere nella vita. E i primi amici dei giovani sono i propri genitori. Io sono felice, onorata di essere stata, credo, la migliore amica di mio figlio e lui il mio migliore amico. Bisogna instaurare dei veri rapporti sinceri. All'interno, prima di tutto, della propria famiglia, poi ci sono le insegnanti che hanno un ruolo importantissimo per la crescita dei ragazzi. Oggi noi veramente abbiamo condiviso un momento, soprattutto con i bambini, con tutte le loro insegnanti, la dirigente, un momento, di amicizia, che ci resterà nel cuore. Vedere questi bambini, così presenti, così affettuosi, anche commossi, mi hanno detto: signora, ho pianto, Anna Maria, poi mi hanno chiamato tutti per nome, Anna Maria, abbiamo pianto. E quindi sapere che in quel momento c'è stato questo grande affetto nei nostri confronti, ma soprattutto per Aldo, io dico grazie, grazie a questa scuola. E che ce ne possano essere altre occasioni di incontro e di amicizia come quelle di oggi.